Non è ancora tutto come vorrei, però direi che così sono già molto più ordinate le creaturine, no? E sinceramente a me sta gabbia, vi dirò, ma non mi dispiace, non vedo l'ora di mettere le ragnatele nella soffitta. No, vabbè, ma guardali! Sono dei micetti bellissimi! Ci sta seguendo? Sì, ci stanno seguendo in tanti. 4 facoceri e una tigre, perfetto, la combo perfetta. Ah, eccoli qua, guarda dove si sono fermati. Ragazzi, scusate, no, cioè ci stavamo rincorrendo noi, non ho capito, non è che si interrompe il gioco così quando volete voi, e che cacchio. Salve, anche lei, mi può seguire per cortesia? Tizio, ci vuoi andare giù? Te ne ho lanciate in faccia 3000 di frecce, cioè dovresti essere in coma in questo momento. Oh, un altro ci è andato giù, grazie a Dio, grazie a Dio. Andiamo a distendere gli altri. Ah, ma quello bianco è una femmina livello 16. Oh, che peccato. Speravo fosse di un livello un po' più alto. Dai, prima che gli altri si sveglino. Come siamo a torpore qua? Cacchiarola, sta scendendo in fretta. Ci andate giù, ragazzuoli? Ho beccato la parete, Cribbio. Non mi fate distrarre. Dai, che ho solo 7 dardi, poi devo prendere quelli nel tilacoleo. Per favore, ci andate giù. Uno dei due cada, almeno uno dei due cada. Oh, uno è andato, ti prego, dai, sei l'ultimo. Mi manchi solo tu, mi manchi solo tu. Ah, ho finito i dardi. Dove siete, dove siete, dove siete? Qua. Quanto ci mette ad andare giù sta bestia? Ma stiamo scherzando, ma di che livello sei? 3000! Ma io non ci voglio credere, ma secondo me sei buggato, non è possibile. Non è possibile che non svenga! Tra un po' tutti gli altri si svegliano e questo ancora in piedi che corre, ma stiamo scherzando. No, ragazzi, no. No, tu ora svieni, devi crollare. Crolla, ti ordino di dormire! Qualcuno metta KO questa bestia! Oh, grazie! Oh, grazie! Alleluia, signore! Alleluia! Cribbio, cacchio, fammi dare narcotici a tutti subito. Allora, dovrebbero avere una fame barbina. Dammi tutta la carne che hai, tesoro. Guarda qua quante bestie. Io come ci arrivo a tutte? Porca miseria, mangiano come dei dannati. Ok, ok. Non so se è il tempo di andare a prendere anche Primate. Guarda come mangiano! Guardali! Siete proprio dei maiali, ragazzi! Cioè, guarda! Ok, uno ce l'abbiamo, il primo. Grazie, perfetto. Non dovrebbe mancare troppo neanche per gli altri. Oh, aspetta, aspetta, aspetta! Se ne ha domesticato un altro! Siete addomesticati, vero voi? Sì, perfetto. Cioè, quello sta sclerando. Come siamo? 66, 55... Siamo un po' lentini qua, cicci, però. E quanto mangiano! No, vabbè, stanno mangiando troppo. Gli devo andare a prendere altra carne. Gli devo andare a prendere altra carne. Ah, cavolo, non ci avevo pensato. Li dovrò... Come li faccio uscire? E non posso farli uscire, dannazione. Devo per forza buttare giù una parete. Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Tanto sta gabbia ormai mi sa che il suo... altro, altro, altro. Ce ne abbiamo un altro, ce ne abbiamo un altro. E siamo a 3. Perfetto, ne manca uno. E vabbè, già abbiamo una mandria. Bellissimo, bellissimo. 99,6, ma ti sembra che ti devi fermare a 99,6? Adesso non c'hai più fame? Tutto il tempo che mangio ininterrottamente. Ah, ok, perfetto, grazie. E ciao, bellissimi. Ciao, ragazzuoli. Allora, io lo so già che voi non riuscite a saltare fuori, però vorrei fare una prova. No, vero? Non ce la facciamo. Vabbè, dai, allora, sta gabbia, il suo utilizzo, secondo me l'ha terminato. Secondo me possiamo finirla qui, ragazzuoli, con sta gabbietta, dai. Dai, direi che l'abbiamo sfruttata ampiamente alla grande. Ci siamo, mi seguite tutti? No, perché il bianco non mi segue? Cicci, sei incastrato male? Come sei incastrato, scusa? Non mi sembri incastrato. Che motivo hai per non seguirci? Ah, ok, perfetto, perfetto. Ora ci seguono tutti. Benissimo, possiamo tornare a casa con la nostra mandria. Ora stiamo attenti a non perderli. Il viaggio di ritorno sarà un po' più lungo, però ho solo 3 sfere poké. Sì, potrei lasciarne fuori uno di facocere, ma tanto stanno abbastanza attaccati l'uno all'altro. Non dovrei avere difficoltà a gestirli, non dovrebbero perdersi.
Il problema è che loro non possono salire sulle rocce come invece fa il nostro Tilacoleo. Quindi da dove ve li faccio passare? Vediamo, vediamo. Noi dobbiamo andare per di qua. Ok ragazzi, ci aspetta un viaggetto lungo. Preparatevi. No, quello bianco proprio non vuole venire con noi. Oi Lily, siamo qui! Dove Creepio vai? Siamo qui! No, non ci posso credere, sei incastrato tra un albero e una roccia. Ciao. Buongiorno. Ce la facciamo? Vorrei arrivare prima di notte a casa, grazie. Ah, non riuscirò mai a farli salire per di qua. Non ce la fate voi ragazzi, vero? Dove siete? Ah sì, siete qui. No, ma non ce la fanno. Dai che ci siete quasi. Uno ce l'ha fatto, uno ce l'ha fatto, ok. Ok. Tu resta un attimo qui, Cicci. Vado a prendere gli altri. Vediamo se riusciamo a farli salire. Oh ragazzi, ce l'ha fatta uno, ce la dovete far tutti, no? Guarda, guarda, uno, due, tre. Mi manca sempre uno. Dov'è l'altro? È rimasto bloccato lì, ma sarai scemo? Ma proviamo. Tipo, se ci mettiamo da questo lato. Dai che ce l'abbiamo fatta, bravissimo, anche il quarto. Ottimo, ottimo, bravi ragazzi, bel lavoro di squadra. Ce l'ho tutti e quattro? Sì, bravissimi, bravissimi. Ragazzi, sono lì veloci a uscire che ho visto un paio di Baryonyx prima. Se ci diamo una mossa, penso non faccia schifo a nessuno. Là, 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 eccolo qua, dove sei, dove sei? Vieni qua, vieni qua. Bravi, piccoli, bravi. No, ma guardali come sono bravini, ci curano in continuazione. Vi adoro, voglio andare sempre in giro con ste bestie. E peraltro ne abbiamo due che sono saliti a livello 111, uno a livello 60, quello bianco, bellino. Ah, allora quello 16 era quest'altro che adesso è salito a livello 22, quello tutto a destra. Va bene, poi tutti di colori un po' diversi. Oh, che bellini che siete. Dimmi te se si devono bloccare a mezzo metro da casa. Siamo a mezzo metro da casa, ragazzi. Cioè, casa è lì sopra. No, tutti bloccati qua contro una roccia. Va bene. Ce la facciamo adesso? Sì, perfetto. Yeah, Pumba, guarda chi ti abbiamo portato. Guarda chi ti abbiamo portato. Tanti amici bellissimi. Sei contento? Allora, intanto andiamo a vedere se riusciamo a farci almeno un'altra sella per muoverli un attimino più agilmente. Sì, possiamo farcele due, tre. Ah, non possiamo farci la quarta. Aspetta, 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 aspetta. Con te possiamo farcela la quarta? No, cosa ci manca? Metallo, metallo ne avevo a fondere qui. Qui, qui, qui. Ok, ok, perfetto. Dovremmo avere tutto, dovremmo avere tutto. E abbiamo anche la quarta sella. Yeah, abbiamo la sella per tutti. Ottimo, ottimissimissimo. Ok, allora, le coppiette che abbiamo formato sono queste. Abbiamo un bel maschio 114 con la femminuccia a livello 64. E di qua abbiamo la nostra Pumba a livello 93, che però ora le alziamo anche il livelluccio. Ta-tan, e deve piovere, grazie. Col maschietto livello 114, che è un po' insanguinato, ma solo perché gli ho appena alzato il livello della vita. E qui abbiamo un'altra femminuccia che per ora resterà un po' bocca asciutta, Cicci. E mi dispiace, tesoro, sei quella di livellino un po' più basso. Ti teniamo come animaletto da compagnia, non da accoppiamento, da riproduzione. Allora, che ore sono? Le 8 di sera. Io non so quanto ci metteranno. Cosa faccio? Proviamo a metterli in accoppiamento adesso? Al massimo ci usiamo le torcine, se poi non ci vediamo una cippa. Dai, 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 sì, 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 io li metto in accoppiamento adesso. Perfetto, questi due amoreggiano. E anche loro due stanno amoreggiando. Perfetto, perfetto. Avremo dei piccoli pumbini. Avremo un esercito di queste creaturine. Che bello, allora poi gli dobbiamo fare anche una stalla di quelle come si deve però. Di quelle proprio belline belline. Ok, accoppiamento terminato. Quanto ci metto? 50 minuti? 52 minuti. Stavo per dire, chissà se ho il tempo di bere un caffè. Ha voglia. Ho tempo di andare a raccogliere i chicchi, macinarla a mano e farmelo il caffè. Ah, cacchio, 50 minuti. 50 minuti.
Va bene, io intanto un caffè me lo faccio, poi vedremo come occupare il resto del tempo. Ci leggiamo un libro, che dite? Peraltro, se vi interessa, ho appena finito di leggere l'ultimo libro di Donato Carrisi, uno scrittore di thriller italiano che io amo alla follia. Si intitola Io sono l'abisso. E se non sapete cosa leggere, leggete quello, se vi piace il genere, perché è fenomenale, come tutti i libri di Donato Carrisi, peraltro. Sì, mi rendo conto che stare dietro al culo del facocero non è proprio la cosa più piacevole del mondo e più sicura è, vedi, ci cagano anche in faccia. Però dobbiamo essere rapidi, perché appena nasce il cucciolo di questa facocerina di Pumba e pochi secondi dopo dovrebbe arrivare anche l'altro, quindi dobbiamo essere rapidi a imprintare uno, dargli la pappa e correre dall'altro. Quindi Ginetto, porta pazienza, mi dispiace, sopporta il profumino che c'è. E speriamo che il cucciolo nasca in fretta prima che ci caghino letteralmente in faccia. Arriva! Ta-da! Piccino, lui! Ciao, piccolo! Aspettati, imprinto! Aspettati, do pappa! Tieni, e corro di là! Aspetta! Non è ancora nato! Ok, siamo in tempo! Eccolo! Eccolo anche l'altro! Ciao, piccolo! No, non volevo salire su mamma, volevo imprintare il cucciolotto, scusate. Grazie, ok, perfetto. Ciao, piccolino. Aspetta, ti do papina. Ti do subito papina. Oh, bellini che siete. Fatevi vedere, però. Venite un po' più in qua. Oh, guarda lì, dolcezza. Ma è adorabile. Oh, vicino, guarda con che etichetta. Sei dolcissimo. Sei dolcissimo. Ciao, bellino con quelle orecchiette. No, ma la tenerezza di questi ultimi cuccioli. La tenerezza. Mangiano come dei dannati. Gli dobbiamo dare pappa in continuazione o ci muoiono questi, porca miseria. Stanno mangiando tantissimo. Peggio dei genitori, ragazzuoli, però, eh. È inutile che mi guardi così. Sei un maialino, stai mangiando l'impossibile. Ma perché fa così il cucciolo? Cioè, si sta tipo curando. Ma perché? Cici, ma pappa ne hai, magna? Come vorrei che restassero così i cuccioli per sempre. Sono tanto bellini. Già, i cuccioli di Tilacoleo sono già diventati giganteschi. Ora vabbè, è un po' buio, si vedono male, ma sono diventati già adulti praticamente. Ciao, bellini che siete, bellini. Oh, benissimo, allora è di nuovo mattina. Le nostre bestioline si stanno già nutrendo da sole. Ma che brave. Hanno mangiato un botto di carne. Siamo dovuti andare a prenderne in fretta e furia, perché ce l'hanno finita tutta. Non scherzo, anche quella che era dentro le mangiatoie. Uovetto, questo me lo deve aver lasciato lo stego, che abbiamo spostato qua e che adesso facciamo accoppiare, così ci fanno un ovetto fertilizzato, perché quello che hanno appena fatto non era fertilizzato. Aspetta che li metto un po' più vicini. Quindi mettiamo in accoppiamento stego, draghi spinosi e i terrorboard. Ok, perfetto, avremo tre ovetti e poi ce ne andiamo dritti all'altra base per farli schiudere. Quanti cuccioli, che bello! Ok, loro due stanno amoreggiando, perfetto. Mi sa che aspettiamo che facciano l'uovo e poi vado a mettere gli altri. No, oddio, sembrano un po' lenti. Voi amoreggiate lentamente, ok. Allora, vediamo di far accoppiare anche i draghi spinosi. Non vedo l'ora, perché il cucciolo di drago spinoso deve essere qualcosa di semplicemente adorabile. Siete abbastanza vicini? No, forse no. Aspetta, riesco a muovervi un pochino, forse. Così mi amoreggiate? Così mi amoreggiano. Aspetta che vi alzo il livello. Ok, loro mi sembra stiano andando un po' più rapidi. Ok, perfetto. Ah, mi ha fatto un ovetto, ma non è fertilizzato. No, ciccia, aspetta a fare ovetti. Finite di accoppiarvi, 37, sì, questa va lenta adesso, ok. Ha rallentato, dovremmo essere in vantaggio con lo stego. È una gara, vediamo chi finisce di accoppiarsi prima. Penso gli stego. Gli stego hanno dato un'accelerata finale, mentre i draghi spinosi sono partiti con l'accelerata, ma si hanno rallentato lungo il percorso. Abbiamo un bel 88% per gli stego, ok. Non me ne frega niente che sei disidratato, Ginetto. Supporta, soffri in silenzio. Qui come siamo? 66%, ragazzi, vi fate battere dagli stego. Ah, ha fatto un ovetto. È fertilizzato? Sì, è fertilizzato. Mio ovetto. Aspetta che vi tolgo subito dall'accoppiamento. Aspetta, dovrebbe uscire anche l'altro, dovrebbe arrivare l'altro. Ginetto, porta pazienza, non svenirmi adesso. Qui come siamo? 94, che tra poco abbiamo anche l'altro ovetto. E... Tadan, ovetto fertilizzato di drago. No, non volevo salire a bordo. Disabilitiamo anche qui. Ah,
sì, peraltro ho dovuto togliere la passeggiata alle falene, perché io non ci avevo pensato, ma con la passeggiata abilitata loro si accoppiavano e mi sono trovata due piccole falene morte dentro la gabbia, quindi le ho messe tutte in fermi, non muovetevi, non respirate nemmeno. Cuccioli, come andiamo? Cibo? Sì, ma tanto stanno mangiando anche dalla mangiatoia, quindi non dovrebbero esserci problemi, perché ho riempito di carne tutte le mangiatoie, anche questa, gli ho messo una mangiatoia anche qua, perché i ragazzuoli qua non ci arrivavano, poverini. Allora, vediamo un po', prima di andarcene fino all'altra base, voi come sopportate il calore del deserto? Troppo caldo, ok, troppo caldo per il drago spinoso e troppo caldo anche per lo stegosauro, ottimo, perfetto, ce ne dobbiamo andare obbligatoriamente nell'altra base. La Peppa quanti uvetti, ma non vi ho ancora messo in accoppiamento, ragazzi, ma... Ma poi che bellini, ma sono rosa! Ma sono rosa, ma sono meravigliosi! Miei uvetti rosa! No, 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 fammi prendere l'uvetto rosa, fammi prendere l'uvetto rosa che è rimasto mezzo dentro lo terrorboard. No, no, mi fai prendere l'uvetto rosa, per l'amor del cielo! Ok, metto in accoppiamento anche voi... Siete troppo lontani? Sì, siete troppo lontani. Allora, aspetta che vi avvicini. Ah, no, giusto, sono troppo pesante. Hai ragione, anche tu hai ragione. Con te riusciamo, più o meno? Più o meno? Ci state tutti e due qua? Sì, guarda, ci stanno. Stretti, stretti, ma ci stanno. Coricini, sì, perfetto. Quanto ci metti? No, vabbè, dai, va abbastanza rapido. Sì, però non fare cacca prima di fare l'ovetto. E sta per arrivare l'ovetto, sta per arrivare l'ovetto. Tada, altro ovetto rosa, guarda che bellino che è. Ma che bello, ma che bello. Ok, perfetto, aspetta, 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 vi tolgo l'accoppiamento. Perfetto. Ce ne torniamo nella base dove abbiamo la nursery. Dove sei? Crypto? Crypto, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ragazzi, mi raccomando, voi fate i buoni. I fococcioli stanno crescendo. Sì, stanno crescendo, guarda lì che bellini. Sono dei fococcerini. Ma siete anche molto simili, ma uno bianco, no? Speravo ne uscisse un altro bianco, perché questo bianco è molto molto carino. Guarda che bellina la squadrona qua in fila, col culetto puntato di là verso i nemici. No, in realtà adesso verso lo stego. Gli stego, poverini, vabbè. Vabbè, basta cincischiare. Sono in ritardo, sono in ritardo. Gli uvetti poi scadono. Via, via, veloci verso casa. Eccoci tornati, ragazzuoli. Siamo tornati. Tutto bene? Siete tutti vivi? Sì, perfetto. Allora, vediamo di accendere subito un po' di condizionatori. Ah, suono fettente. Quanti ovetti che abbiamo? Quanti ovetti? Ok, devo controllare quelli che sono fecondati. Allora, proviamo con soli tre, vediamo se gli bastano. Allora, l'ovetto di drago spinoso dice sì. L'ovetto di drago spinoso dice sì. L'ovetto di terrorbird, anche lui approva la temperatura. Ora, speriamo che lo stego non sia il solito rompiscatole. No, anche allo stego va bene, però mi siete troppo vicini ovetti. Aspetta, aspetta, ne metto uno da un'altra parte, che sennò... Ok, perfetto, perfetto. Ecco qua i nostri tre ovetti. Ma guarda che bellini che sono tutti colorati. Sembrano gli ovetti di Pasqua. Allora, ci mettono più o meno tra i 15 e i 20 minuti. Ok, vediamo di iniziare a prendere pappa. Allora, ci servirà carnina e un po' di bacche. Allora, il primo a nascere sarà l'ovetto di Terrorbird. Poi in rapida successione avremo l'ovetto di drago spinoso. E poi per ultimo il gigantesco uovo di stego. Dovrebbe mancare poco per il terrorboard. Voglio vedere quel pulcino spelacchiato. Eccolo qui, ciao piccino. Che bellino col becco rosso è venuto. Ciao, sei bellissimo. Aspetta che ti do pappa. Tieni pappina, tieni pappina. Oh, ma che bellino e bruttino che è al tempo stesso. È dolcissimo, è dolcissimo. Ecco il nostro drago spinoso. Oddio, quanto è grande. Pensavo fosse più piccolo. Speravo che fossi più piccolo, Cicci. Aspetta che ti do pappa. C'ha la testa incastrata in un condizionatore, però. Riesci a girarti? Vieni un po' più in qua. Dai che tra un po' mi nasce lo stego. Vieni più qua. Ok, ok, fermo qua. Fermo. Perfetto, perfetto. Fermo qui. Fatti vedere. Oh, cucciolo. Cucciolo, amore bellissimo che sei. Guarda gli occhietti dolcissimi che ha. Amore bello, bello. Lui c'ha un musetto adorabile, piccino. Se non avessi tutte ste spine saresti da coccolare. Dai, ovetto di stego. Dai, ovetto di stego. Eccolo qui. Ciao, piccolo. Oh, bellino. Bellino verde. Non so perché, ma è verde. Bellissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti do bacche. Ti do finalmente una creatura verde. Ma che bello. Ma che bello. Oh, cucciolo. Oh, cucciolo.
Ma ciao, pucciolissimo, bellissimo. Ah, spegniamo tutto. Per fortuna che a sto giro erano solo 3 condizionatori, quindi il casino fortunatamente era ridotto. Oh, piccoli, guarda che bellino il nostro trio di cuccioli adorabili. E per una volta non abbiamo sclerato troppo tra una schiusa e l'altra. Cioè, bene o male, eravamo abbastanza organizzati coi tempi. Tra nascite, schiuse e cose varie. Siete adorabili, siete bellissimi, bellissimi. Ah, i cucciolotti qua sono già diventati grandicelli. Aspetta, mi sa che li portiamo fuori con le sfere poiché i nostri cuccioli stanno continuando a crescere. Non appena saranno adulti, penso che li porterò nuovamente nella base nel deserto. Va bene ragazzuoli, per questo episodio direi che è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.